è stata uccisa dal figlio nella sua casa in via Filangieri ad Orta de Atella, in provincia di Caserta, Filomena Sorvillo, 70 anni. Il cadavere dell'anziana donna è stato trovato all'alba di questa mattina con il volto che presentava i chiari segni di violente percosse. I carabinieri di Marcianise hanno fermato il figlio, Marco Mattiello, di 40 anni. L'uomo che conviveva con la madre è stato trovato in casa quando sono arrivati i carabinieri. Al culmine di una lite ha afferrato la madre per i capelli per poi sbatterla più volte faccia a terra. Mattiello ha poi chiamato uno zio dicendo di aver fatto una sciocchezza. Secondo quanto emerso, l'uomo ha precedenti per droga e assume psicofarmaci. In passato era stato destinatario di un ordine giudiziario di allontanamento dalla casa familiare per maltrattamenti commessi ai danni dell'anziana madre, ordine poi revocato. Ma la conoscevate voi la signora? Sì, sai, è una cugina di mio marito. Hanno arrestato il figlio, lo sapete? Dice che è il figlio. Non lo so, ma noi siamo venuti a capo e dice, povere, che è successo? Sapevamo che era una bravissima persona, faceva del bene anche ad altri. Ci dispiace veramente tanto di quello che è successo. Hanno arrestato il figlio, lo sapete? Sì, stamattina, all'alba. Che tipo era? Dice che si ubriacava, faceva uso di sostanze. Ma però non c'è avuto mai tanto contatto. Poi mai so questa notizia, non sapevo mai come è successo. Lei è un parente? Cugino. E non sapevo mai com'è la situazione.